Benvenuti nella sede del MAGMA, Museo Archivio della Grafica e del Manifesto di Civitanova Marche. Questa è la prima esperienza nazionale di un museo tutto dedicato al manifesto e alla sua storia. Questo momento ospita una serie di manifesti di Cartacanta, il festival da cui ha avuto origine anche l'idea di avere un museo appunto del manifesto nella nostra città. Questo festival era divenuto la sponda dei migliori grafici, per cui abbiamo accumulato una mole tale di materiale e di competenze, di qualità, donando questo materiale, circa 18-19 mila manifesti, al comune di Civitanova Marche. Questo museo è un bene comune, è un bene della collettività. Il nostro è un museo a tutto tondo ed è un museo che non ha ulteriori bisogno di spiegazioni se non di essere guardato. Questo miracolo civitanovese che parla al mondo lo dobbiamo grazie all'Associazione Cartacanta, grazie ai membri del Comitato Scientifico, del Comitato degli Amici del Magma e soprattutto grazie alle personalità istituzionali che di più hanno creduto in questo progetto e hanno dato l'impulso decisivo a realizzarlo. Civitanova con questa iniziativa culturale si pone al primo posto di un settore specifico. Un ringraziamento particolare al nostro concittadino amico Enrico Lattanzi, che è stato ideatore di questo progetto, come altri progetti molto interessanti di grande successo. Vedere a Civitanova manifesti di personaggi del calibro di Folon, Le Kerneck, è la dimostrazione che si può fare grande cultura non solo nelle città ma anche in provincia. È intenzione dell'amministrazione comunale continuare il progetto di valorizzazione della nostra città, valorizzazione di tutti gli spazi culturali e creare nuove opportunità di incontro, non solo in presenza, ma anche appuntamenti che stiamo cercando di portare avanti online, proprio per superare questo momento di difficoltà legato alla pandemia e al Covid. Quindi a Civitanova la cultura non si ferma e va avanti ugualmente. Siamo nella sala attigua all'ingresso e praticamente è la prima sala espositiva del Magma. In questo momento all'interno del Magma c'è la mostra di Cartacanta Festival e praticamente si snoda per i due piani e per le 4-5 stanze espositive. Quindi oggi possiamo dire che questa è la prima stanza di un museo che si articolerà su tre piani con una visione, con una possibilità di organizzare non solo mostre tematiche o antologiche
di visual graphic designer di ogni parte del mondo, ma anche nelle sale superiori dei laboratori sulle questioni appunto legate al tema del museo. Ci troviamo all'interno di una delle stanze più importanti, cioè dove si scansiona il materiale in dotazione del museo per essere poi archiviato all'interno di questi contenitori. Ci sono alcuni collaboratori alle prese con uno scanner professionale che appunto consente di mettere in rete o di iniziare a mettere in rete le circa 18.000-20.000 manifesti in dotazione al museo. C'è da dire che questa poi non è la dotazione definitiva, perché anche in questi giorni stanno arrivando una parte di materiali da ogni dove, in particolare dalla Francia e dalla Polonia. Questa è la sala di lettura, di consultazione, e cioè la biblioteca tematica sulle questioni del visual graphic design, parte integrante del museo. Qui potrete trovare tutta una serie di pubblicazioni sulla storia del design, sulla storia d'Italia, ma anche, diciamo, sulla storia della grafica e della comunicazione a livello mondiale. In questa sala è possibile anche consultare il fondo di manifesti tramite i video o tramite la rete web. Questa sala è l'aspetto centrale, diciamo, di tutto il museo, perché qui è possibile anche riunirsi e l'accesso è a qualsiasi persona. Ogni cittadino può venire qui, consultare, studiare, discutere, confrontarsi e quindi emanciparsi, far crescere il suo sapere.